Amici di Storia Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. Tra i nostri precedenti speciali ha riscosso un buon successo la carrellata dedicata ai talenti sprecati, quei calciatori che pur essendo dotati di mezzi tecnici indubbiamente importanti, sono riusciti a regalare solo lampi intermittenti nel calcio che conta. Anche grazie ai vostri commenti che hanno segnalato una grande quantità di giocatori che avrebbero meritato di essere nella lista, è arrivato il momento di dedicare un secondo capitolo alla nostra rassegna dei talenti sprecati. Egidio Notari Stefano. Un centrocampista che abbinava dinamismo a visione di gioco tra il 1986 e il 1987 esplode nel Como collezionando anche 10 presenze nella nazionale Under 21. Sembra il preludio a una cessione a una big, considerando come la formazione lariana abbia in quegli anni lanciato un gran numero di giovani talenti. Como mi ha dato tanto, io non ho ripagato abbastanza. Tutta colpa di quell'infortunio al ginocchio. Stavo bene, ero pronto al salto di qualità, ma ci misi 2 anni a riprendermi, ha spiegato lui stesso in un'intervista. E così, dall'interessamento della Juventus, che pareva ormai in procinto di concretizzarsi, si passò al palcoscenico delle serie inferiori. Qualche lampo, ma ormai il treno era passato, compreso quello della nazionale maggiore, dove Egidio non esordì mai. Francesco Coco. 154 presenze in Serie A, 2 scudetti vinti, 17 presenze in azzurro, compreso il Mondiale 2002 disputato da titolare, e la palma di primo calciatore italiano ad aver vestito la maglia del Barcellona. A leggere il curriculum di Francesco Coco viene facile capire dove sia il talento, meno lo spreco. Ma non è tutto oro ciò che luccica. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, pur essendo un destro adattato alla fascia sinistra, Coco veniva considerato come potenziale erede di Paolo Maldini, un peso che non ha mai saputo scrollarsi di dosso. Coco ha vestito anche la maglia dell'Inter, Trapattoni stravedeva per lui in nazionale e con Maldini impiegato come centrale, lo ha schierato nella sfortunata spedizione nippo-coreana. Ma di Coco si è parlato soprattutto sui giornali di gossip, relazioni sentimentali con Manuela Arcuri, Samantha De Grenet, Francesca Lodo, PR al billionaire di Flavio Briatore, tra i concorrenti di un'edizione dell'Isola dei Famosi. I gravi problemi al ginocchio l'hanno costretto a ritirarsi a soli 30 anni. Hanno detto persino che ero andato a Hollywood per fare l'attore. Mi viene da ridere, ho sempre rifiutato anche le parti piccole nelle fiction. Ma nel mondo dello spettacolo non è andata meglio che nel calcio. Marc Tullio Strucheli. Quando la Roma giocò la finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool, in molti sapevano di essere a fine corsa nel ciclo scudettato giallorosso. Anche Nils Liedholm, che più di altri aveva però le idee chiare su chi sarebbe dovuto restare e da chi si potesse eventualmente ripartire. Ancora ignaro del fatto che il suo fuoriclasse brasiliano non si sarebbe presentato sul dischetto, aveva già provato un giovane ragazzo nato in Inghilterra da padre triestino emigrato in Australia. E per uno scherzo del destino, con un secondo nome che faceva intendere che Roma fosse sulla sua strada. Marc Tullio Strucheli, dopo 11 presenze e un gol in campionato, si trovò in campo ad aiutare una squadra sulle ginocchia, proprio nel momento più importante della storia del club. La leggenda vuole che, con Pruzzo e Sereso KO e Falcao non pervenuto, Liedholm l'avesse indicato come quinto rigorista, tanto si fidava di lui. In realtà poi, per togliergli dalle spalle la responsabilità, si fece avanti Odoacre Chierico, anche se quel quinto rigore non fu mai tirato. Fu come la metafora del talento inespresso di Strucheli. Non calciò mai un penalty che avrebbe potuto significare la Coppa dei Campioni per la Roma. Non trovò mai più continuità a causa di caviglie martoriate che lo relegarono nelle serie inferiori. Domenico Marocchino. Alla fine degli anni 70 c'è un contest interno alla Juventus per individuare l'erede del barone Causio. Pierino Fanna da una parte, che Trapattoni però si ostinerà a non far giocare da ala neppure quando si ritroveranno all'Inter, e Domenico Marocchino, che in bianconero si è fatto tutta la trafila nel settore giovanile, ma non riuscì a trovare continuità nonostante la conquista degli scudetti 1981 e 1982 e la Coppa Italia 1983, con 137 presenze totali in bianconero, 99 in campionato, 22 in Coppa Italia e 16 nelle coppe europee, e da 12 gol, nell'ordine 9, 2 e 1 nelle tre manifestazioni.
La leggenda vuole che quando nel 1983 andò a giocare la semifinale di Coppa dei Campioni in Polonia, si ritrovò all'aeroporto uno striscione di tifosi locali, scritto in perfetto italiano: «Marocchino, vieni in discoteca con noi». Le abitudini da viver gentiluomo, col debole per le automobili e le belle donne, lo rendevano simpatico a tutti. Ma al buon carattere e alla simpatia fuori dal campo non corrispondeva la grinta nel rettangolo verde. Per lui anche una presenza in nazionale nel 1981 contro il Lussemburgo, ma con Conti e Causio in squadra, Berzot non si convinse. Dante Bertoneri. Si può dare il meglio di sé in carriera tra i 17 e i 19 anni? È ciò che è successo a Dante Bertoneri, che all'alba degli anni 80 si è ritrovato a indossare maglie pesanti al Toro, come lui stesso raccontò. Al Torino ha indossato la maglia numero 7 e la 10. Non sono proprio banali, Gigi Meroni e Valentino Mazzola, ad esempio. Ecco, mi dicevano che ricordavo proprio Meroni e non solo per i capelli lunghi. Grande talento con una disciplina ancora da formare, il sergente di ferro Bersellini non ha pazienza con lui, entra in conflitto con Luciano Moggi, direttore Granata all'epoca, rifiutando alcune destinazioni gradite alla società. Va all'Avellino un anno, 22 presenze e 2 gol, sembra la rinascita, ma il Toro non crede più in lui. Iniziano a girare voci sulla sua inaffidabilità che gli rovinano la carriera. Raccontò: «Oggi lo so, dovevo piegare la testa, dire di sì a Moggi. Capite, un ragazzino si era permesso di mandare all'aria i suoi piani. E ho pagato carissimo l'affronto. Nel 1989, nauseato dal calcio, mi ritiro, la depressione si mangia le giornate. Vado vicinissimo a fare una brutta fine. Mi salva la fede nella Madonna, sono convinto che si debba rispondere dei comportamenti avuti in questa vita. E io ho la coscienza pulita». A 40 anni si inventerà una nuova carriera sportiva come podista. Graziano Mannari. Attaccante brevilineo, classe 69, ebbe la sfrontatezza di sfondare nel Milan di Gullit e Van Basten. La sua capacità di adattarsi, di fare la prima e la seconda punta, piacque molto a Sacchi, ma si ruppe tibia e perone 3 giorni dopo l'esordio in Serie A, nel 1988. Soprannominato Lupetto, torna nella stagione successiva e si dimostra uomo dai gol pesanti. Segna in amichevole contro il Real Madrid, in Supercoppa contro la Sampdoria, fa addirittura doppietta in un memorabile Milan-Juventus 4-0. Ma l'infortunio gli ha tolto continuità, deve fermarsi spesso. Finirà nelle serie inferiori giocando poco e segnando ancora meno. Il soprannome Lupetto gli fu affibbiato da Carlo Pellegatti, giocando col cognome Mannari, ma non molti sanno che il suo primo vezzeggiativo fu Pier Silvio, per la somiglianza col figlio del presidente. Alessandro Iannuzzi. Quando la Lazio vinse lo scudetto Primavera nel 1995, in molti scommettevano su una fulgida carriera per i protagonisti di quella squadra. C'era il portiere Flavio Roma, che giocherà una finale di Champions League col Monaco, il centrocampista Daniele Franceschini, più di 200 presenze in Serie A tra Chievo, Lecce e Sampdoria, e i gioielli Alessandro Nesta e Marco Di Vaio. Ma il titolo arrivò grazie a una pennellata su punizione del numero 10, Alessandro Iannuzzi, fantasista, mago dei calci piazzati. Ne metterà una in Serie A contro il Torino, inserito da Zeman con la Lazio in svantaggio. Sembra il preludio a una luminosa carriera, anche perché il ragazzo sembra portare fortuna. Va in prestito e realizza il gol che chiude la finale di Coppa Italia vinta dai Berici. Entra in uno scambio col Milan, che nel 1999 soffia lo scudetto proprio alla Lazio. Ma si fermerà lì, ritrovando un briciolo di continuità solo al Messina, per poco tempo. Gaetano Musella. Il 12 aprile 1981 il Napoli è sulle nuvole, sbanca Torino in casa dei Granata e vola in testa alla classifica approfittando dello scontro diretto tra Roma e Juventus. A segnare il gol decisivo un 21enne nel giro della nazionale giovanile, in quella stagione capace di non saltare neanche una partita. Gaetano Musella, centrocampista dal destro fatato, capace di lanci e aperture di 40 metri, è l'elastico che regge insieme centrocampo e attacco. Il sogno si spezzerà con una clamorosa successiva sconfitta contro il Perugia e le cose precipiteranno anche per lui. Il genietto di fuori grotta, come era soprannominato, si perderà e dopo un'esperienza al Catanzaro sparirà dai radar della Serie A. A 50 anni un infarto se lo porterà via, campione sfortunato fino in fondo. Naturalmente, anche questa volta ci siamo potuti dedicare a un elenco limitato di calciatori. Scrivi nei commenti di quali giocatori ti piacerebbe sentir parlare in un terzo capitolo dedicato ai talenti sprecati. E naturalmente lascia un like se ancora non l'hai fatto, non dimenticare di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!